Buona. Vale. Sì, sì. Aia! Però guarda, per un ragazzo è tutto, tutta una ragazza. Siamo qui col presidente Pietro La Frocia dopo un rotambolesco 2-2. Stavamo 2-0, poi sembra, la squadra sembra che sia impazzita. Purtroppo sono degli episodi che accadono in campo, però comunque tutto sommato è stata una partita abbastanza gradevole, giocata bene. Devo dire che i nostri ragazzi si sono imposti bene in campo, mantengono il pallino del gioco, poi due episodi, due tiri liberi che non mi permetto di giudicare in quanto non è mio costume criticare le scelte arbitrali, le decisioni, però io penso che la partita, vabbè, a parte il risultato di pareggio, quindi la partita è sicuramente aperta, però confermo, in casa sarà difficile per tutti e penso che anche questa partita ce la porteremo a casa. Speriamo bene per il secondo tempo, presidente. E intanto la partita è iniziata, quindi andiamo a vederlo, ok? Buona visione. Ok, grazie. Buona, 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 buona
siamo giusti, oh, uno sotto, uno braccia! Allora, siamo qui a fine partita con Gian Domenico, allenatore del Lago Negro. Allora, buona partita, anche se questa volta abbiamo vinto noi. Sì, una bella partita, penso che la gente che era qui stasera si è divertita. Una bella partita, molto agonismo, però si sono viste anche delle cose, tanti errori sicuramente, però diciamo che per il pubblico è stata una partita vincente, poi essendo qui a Viggianello per il pubblico di Viggianello ancora di più, però bisogna fare i complimenti a Viggianello per la bella prestazione e il bel campionato che sta facendo. Abbiamo visto che anche voi in classifica siete terza, se non sbaglio, e quindi state facendo un ottimo campionato e noi del Castro Nubianelli vi auguriamo un buon proseguimento, naturalmente sempre dietro di noi, giusto? Vedremo, comunque sì, sicuramente anche noi stiamo facendo un bel campionato, noi siamo partiti con l'idea di fare una squadra che potesse nel futuro maturare e crescere con i giovani e quindi diciamo che tutto sommato, visto questa prima parte di campionato, sono soddisfatto. Certo, potevamo avere anche qualcosina in più se si fosse stati un po' più attenti in determinate partite, però ci sta, è un percorso di crescita e sicuramente se continuiamo così faremo un bel campionato, cercheremo di rimanere in questa posizione, un po' da, almeno davanti al Viggianello, però diciamo che sia il Lago Negro che il Viggianello stanno facendo un grande campionato, speriamo che tutte e due queste squadre rimangano là dove sono messe. Io la ringrazio e buon prosieguo di campionato. Grazie, grazie a voi. Allora mister, siamo con mister Pulli a fine partita, 5-4 per il Castrum. Mister, allora, 2-0 primo tempo, poi qui da fuori si è visto che un po' il nervosismo ha preso il sopravvento, vero? Più che altro non il nervosismo, io credo che la partita era un po' difficile, si poteva capire che c'era un po' di tensione da ambedue le parti. Noi sul 2-0 stavamo portando in porto la partita, secondo me benissimo, abbiamo fatto due ingenuità perché sul quinto fallo, vedo chiaramente sia una volta Francesco Giorgio sia una volta il capitano ha fatto un fallo da 10 centri ben utile e abbiamo preso l'ingenuità e loro sul tiro libero avevano quello che tirava bene, il tiro libero hanno fatto gol, quindi la squadra, abbiamo avuto un momento di pressione perché psicologicamente abbiamo subito il colpo e quindi il primo tempo abbiamo ricaricato le batterie, siamo stati bravi secondo me a reagire nella maniera giusta, ad avere pazienza e alla fine credo che abbiamo meritato la partita perché abbiamo onestamente abbiamo portato un buon numero di palle gol, con complimenti anche agli avversari perché sono davvero un'ottima squadra. Mister, nel campionato di Serie A dopo 3 gol il calciatore ha diritto al pallone e qui secondo me Daniel dopo 5 gol oggi ha diritto a tutte e due i palloni, a tutte e due i palloni oppure a qualche altra cosa che non lo posso dire per televisione. Si riferisce a qualcosa di alcolico o non alcolico? A qualcosa che io non so se posso mantenergli la promessa, ma vi giuro che se potessi lo farei, se volentieri, guarda, oggi è stato per la, io non metto mai in evidenza nessuno, però in questo caso il gruppo è stato davvero formidabile, ma Daniel oggi non ho parole, gli ho espresso un mio desiderio che purtroppo forse lo capisci non posso mantenere fino
però sì, però Michele, oggi davvero avrei voglia di Danilo, dai, di fare. Vabbè, approfondiremo questo argomento la prossima volta su custombianelli.it. Un'altra cosa che vorrei fare è un augurio ai ragazzi degli allievi, domani vanno ad Acerenza, quindi gli facciamo un bocca al lupo al mister Caputo e speriamo che portano a casa un bel risultato. Sinceramente sia i ragazzi grandi credo che gli fanno l'augurio e sia io personalmente gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché stanno facendo bene, stanno facendo un buon campionato e speriamo che ad Acerenza mantengono questo trend che stanno avendo in trasferta. Insomma, io sono fiducioso, i ragazzi stanno crescendo man mano, si sapeva che dovevano crescere, secondo me lo stanno facendo. Beh, è normale che stanno facendo una crescita graduale, deve avvenire. Però sia la società, il settore giovanile, tutti quanti, credo che stiamo lavorando bene, i risultati stanno venendo sia per il settore giovanile che per la prima squadra, speriamo che continuino così tutti quanti. Ok, io la ringrazio mister Pulli e ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Presidente, siamo stati a fine primo tempo, avevamo detto che questa partita ce la portavamo a casa e l'abbiamo fatto. Naturalmente ci sono stati alti e bassi durante la partita, però ci sta, è il calcio, è anche questo. Beh, diciamo che l'intervista a fine primo tempo è stata un auspicio, quindi di questo non posso che essere contento. Comunque, a parte tutto, è stata una partita molto difficile, gli avversari li conoscevamo bene, sono tanti anni che li affrontiamo in campo, quindi conosciamo il loro valore, sappiamo che anche loro, come noi, sono abituati a giocare su questi terreni di gioco, sul sintetico, per cui era una squadra che temevamo tantissimo, forse la squadra più temibile che potevamo affrontare in casa, per cui adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché penso la squadra più temibile in casa l'abbiamo affrontata, abbiamo vinto soffrendo, però adesso però dovremo cercare di fare uno step in più. Cercheremo poi di conquistare qualche punto anche in trasferta, perché adesso diciamo abbiamo imparato a conoscere il livello degli avversari e quindi adesso è arrivato il momento di andare fuori casa ed essere un po' più incisivi. Speriamo bene, comunque sono soddisfatto dei ragazzi perché sono fantastici, in campo hanno l'anima e molte volte vanno anche più di quello che potrebbero dare. Per cui non gli si può dire niente, sono contento e faccio i miei complimenti a loro, al mister, ai tifosi che comunque numerosissimi ci sostengono. Speriamo, è oggi un grandissimo tedesco, però non mi soffermo sui singoli perché comunque poi sarà il mister a giudicare tecnicamente tutto la partita. Io mi soffermo sull'impegno, i singoli, la squadra mette tanto, perché sono fantastici. Ricordo che noi giochiamo, questi ragazzi giocano a titolo gratuito, nessuno di noi nessuno di loro è un professionista, per cui qualsiasi quanto danno diciamo è sufficiente per noi. Una grande voglia di giocare, una grande voglia di portare in alto il nome del Castro e quindi di vincere. Dopo i grandi complimenti ai ragazzi di mister Pulli, io faccio un in bocca al lupo ai ragazzi di mister Caputo che domani vanno alla Gerenza. Domani sarà una grandissima trasferta, però voglio essere di buon auspicio anche per loro, diciamo che loro in trasferta, al contrario della squadra di mister Pulli, non hanno problemi, per cui il mio bocca al lupo va sicuramente anche a loro, però penso che porteranno a casa i tuoi. Forza Castro. Forza Castro, mi sembra. Allora, siamo qui col bomber tedesco dentro gli spogliatoi. Allora, oggi 5 gol. Aspettano due palloni fuori, hanno detto che te li regalano tutte e due. Già l'hai requisiti. Allora, oggi ti abbiamo visto proprio in forma. Il segreto qual è? Ieri sera io lo so che me l'hanno detto in segreto, però. Penso che il segreto di questa squadra è il gruppo, poi al di là dei 5 gol. Ok, mi raccomando, sempre così.